chiamava Tomà. Per l'esattezza, Tomà Isidore Noël Sankara. Perché nel suo paese contadino, così come da noi fino a qualche decennio fa, ai bambini si dava il nome anche di parenti, amici e, perché no, di un santo o di una festività. A 10 anni fece finire il padre in galera perché si ribellò a un'ingiustizia commessa a scuola. Nel suo paese, colonizzato dai francesi, la giustizia dei padroni bianchi infatti puniva anche la famiglia di provenienza. Della sua scuola però era uno degli alunni migliori e più intelligenti. Divorava i libri, aveva sete di sapere. Venne avviato alla carriera militare, che per una famiglia povera era il massimo dell'ambizione. Ma sull'essere soldato aveva idee molto chiare. Quando sei in possesso di un'arma che può provocare tanta distruzione e morte, quando ricevendo degli ordini ti metti sull'attenti davanti a una bandiera, senza però sapere chi sono le persone che beneficiano di quegli ordini e di quelle armi che hai in pugno, finisci per diventare un potenziale criminale che aspetta solo di premere il grilletto e seminare terrore intorno a lui. Quanti militari sono in giro in diversi paesi o in diversi campi di battaglia, spargendo desolazione e morte, senza capire che stanno combattendo altri uomini e altre donne che lottano per gli stessi ideali, e questo solo perché non ne hanno coscienza. Quanti figli di lavoratori vedono i loro padri scioperare contro dei governi ingiusti e solo perché indossano una divisa accettano di combattere per dei leader ingiusti? Quindi lo dico chiaro, senza una formazione e una preparazione politica, un soldato è un potenziale criminale. A 34 anni divenne presidente dell'Alto Volta, il suo paese, uno dei più poveri del mondo, che ribattezzò Burkina Faso. Perché Burkina Faso? Perché ha voluto cambiare il nome dell'Alto Volta? Semplicemente perché quel nome, Alto Volta, non ha mai significato niente per nessuno, specialmente per noi burkinabè. L'unica cosa che quel nome ci ricordava era il nostro passato da colonia. Invece Burkina Faso appartiene alle nostre tradizioni e ha un significato preciso nella nostra lingua. Che significa? La patria degli uomini integri. Alto Volta era il nome dato, quando venne assegnato alla Francia, a un piccolo angolo d'Africa nei pressi del Sahara. Così decisero al congresso di Berlino le grandi potenze europee quando si spartirono il continente nero. A Berlino tracciarono delle frontiere arbitrarie, ignorando che così separavano delle famiglie, delle etnie, dei gruppi socioculturali. In barba ad ogni principio, quella gente ha deciso della vita e del futuro di milioni di esseri umani che vivevano sulle loro terre, con le loro culture, con i loro normali ritmi di evoluzione. Quei confini avevano disegnato nuove forme di schiavitù e seminato infiniti lutti ed immenso dolore. Per gli uomini integri era arrivata l'ora di voltare definitivamente pagina. Era il 1984, piena guerra fredda. Questi propositi vennero vissuti come una pericolosa provocazione. All'Assemblea annuale delle Nazioni Unite, Sankara raccontò il suo paese ed i suoi sogni. Sono davanti a voi in nome di un popolo che ha deciso sul suolo dei propri antenati di affermare d'ora in avanti se stesso e farsi carico della propria storia. Oggi vi porto i saluti fraterni di un paese di 274.000 chilometri quadrati, in cui 7 milioni di bambini, donne e uomini si rifiutano di morire di ignoranza, di fame e di sete, non riuscendo più a vivere una vita degna di essere vissuta. Un paese di contadini poveri, dove 2 bambini su 10 morivano prima di avere compiuto i primi 5 anni, con un medico ogni 50.000 abitanti. Una speranza di vita media di appena 40 anni e un tasso di alfabetizzazione bassissimo.
Il Burkina Faso, insomma, era la quintessenza di tutti i mali del mondo. E questo puntino desolato sulla carta geografica, conscio dei propri mali e delle loro ragioni, osava ora parlare a nome di tutti i secondi e gli ultimi della Terra. Chi mi ascolta, mi permetta di dire che parlo non solo in nome del mio Burkina Faso, tanto amato, ma anche di tutti coloro che soffrono in ogni angolo del mondo. Parlo in nome dei milioni di esseri umani che vivono nei ghetti perché hanno la pelle nera o perché sono di culture diverse, considerati da tutti poco più che animali. Parlo in nome di quanti hanno perso il lavoro in un sistema che è strutturalmente ingiusto e congiunturalmente in crisi, ridotti a percepire della vita solo il riflesso di quella dei più abbienti. Parlo in nome delle donne del mondo intero che soffrono sotto un sistema maschilista che le sfrutta. Le donne che vogliono cambiare hanno capito e urlano a gran voce che lo schiavo che non organizza la propria ribellione non merita compassione per la sua sorte. Questo schiavo è responsabile della sua sfortuna se nutre qualche illusione quando il padrone gli promette libertà. Parlo in nome delle madri dei nostri paesi impoveriti che vedono i loro bambini morire di malaria o di diarrea e che ignorano che esistono per salvarli dei mezzi semplici che la scienza delle multinazionali non offre loro, preferendo piuttosto investire nei laboratori cosmetici, nella chirurgia estetica, a beneficio dei capricci di pochi uomini e donne, il cui fascino è minacciato dagli eccessi di calorie nei pasti, così abbondanti e regolari, da dare le vertigini a noi che viviamo ai piedi del deserto. E parlava in nome dei bambini e di quanti potevano essere solo spettatori di quella orrenda vetrina chiamata sviluppo. Un discorso scandaloso per quei tempi e per i nostri tempi. Non contento, Sankara fece ancora di più. Come criterio base della sua azione di governo pose la felicità. Non i soliti e freddi indici che tante volte raccontano il cosiddetto progresso, nascondendo sotto il loro lurido tappeto di cifre drammatiche diseguaglianze, un pugno di super ricchi e un oceano di disperati. La politica aveva senso solo se rendeva felici. Oggi, e non come al solito in un remoto e fumoso domani. E felici dovevano essere i governati, non i governanti, chiamati invece a trasparenza assoluta, onestà e uso discreto dei beni pubblici. Una follia, dissero allora, e strillano ancora oggi con aria saccente. Per queste cose e questi sogni, e secondo me soprattutto per questa sua normalissima e sacrosanta idea della politica, lo uccisero.